Ma non posso non sottolineare alcuni aspetti forti del testo e mi limito soltanto a alcune rapide segnalazioni che vogliono essere anche un incentivo ad una riflessione da sinistra, ecco, finalmente da sinistra. Una prima osservazione, quella che la mafia non si possa identificare con la criminalità organizzata, l'abbiamo già detto. Stiamo attenti a non rincorrere questo, diciamo, cliché interpretativo che la stampa ci ha confezionato, che ci ha confezionato la mafia stessa, in qualche misura. È vero che la mafia non si è mai detenuta in criminalità, quindi no? Se si combatte la criminalità organizzata, Provenzano magari è contento, tanto lui non è criminale. Chiaro? E liberiamoci da questo modello, da questo modo interpretativo, anche perché se no non si capirebbe per quale motivo si sviluppa un'azione crescente contro la criminalità organizzata e in questo quadro emerge il ruolo oggettivamente positivo del ministro Maroni, e però la mafia ce lo dice Ingroia, ce lo dice Scarpinato, ce lo dice Di Matteo, ce lo dice Caselli, ce lo dice i Gratteri, ce lo dice la magistratura impegnata contro il fenomeno, è più forte di prima. È più forte. Quindi stiamo attenti a non, anche nel linguaggio, non accettare questa posizione subalterna alla corrente interpretazione, diciamo, di una mafiologia di regime, che finisce per farci perdere la consapevolezza che invece ci appartiene dello stretto rapporto tra mafia e potere, rapporto così stretto da fare della mafia molto più un fenomeno di potere che un fenomeno criminale. Altra questione, sulla quale vorrei che il pubblico di sinistra concentrasse la sua attenzione. Liberiamoci il più possibile dal trascinamento anche delle nostre organizzazioni, dei nostri docenti, dei nostri militanti, eccetera, sul terreno di una lotta alla mafia intesa come lotta per la legalità. Legalità. Oggi è diffusissimo, tutti fanno battaglie per la legalità. Anche Berlusconi fa battaglie per la legalità, però non ne ha coraggio perché insomma è troppo esposto in altre cose, però i suoi le fanno battaglie per la legalità, sicuramente lo fanno, chissà quante battaglie per la legalità farà, insomma, no? Già le ha messe nel suo progetto di partito che sta dirigendo, che spera di farcene dirigere, no? Ebbene, che senso ha la legalità se la legalità, e vengo ai discorsi che sono stati fatti poc'anzi da alcuni interventi, non è una legalità strettamente coincidente con la giustizia sociale? Che legalità possiamo proporre a quei poveri spacciatori messicani che rischiano ogni giorno la vita per guadagnarsi il pane vendendo qualche po' di droga per cercare di farla transitare verso gli Stati Uniti, strumentalizzati, no? dai narcotrafficanti in combutta con il potere politico che poi decide che loro sono i criminali, quindi di volta in volta li arresta. E dice, che senso avrebbe una lotta per la legalità e un sistema nella quale lo stesso Stato, nel suo sistema di potere, per le leggi che esprime, per gli interessi che sostiene, è uno Stato mafioso e quindi è uno Stato, se vogliamo usare sempre ancora questa parola, uno Stato illegale. Insomma, se io fossi cittadino russo, dovrei battermi per la legalità di Putin. Così come se fossi afghano dovrei battermi per la legalità di Karzai.
Ma questo credo che la sinistra sia una prospettiva assolutamente sconveniente, insomma, sulla quale cadrebbe anche la nostra identificabilità come sinistra. Quindi la battaglia, alcuni magistrati condividono pienamente questa tesi, mi fa piacere che la condivida particolarmente il Groia, no? Cioè, o la legalità coincide con la giustizia sociale, è essa stessa fattore di giustizia sociale, o è una legalità per la quale la sinistra non ha motivo di battersi, perché è la legalità di altri, cioè è una legalità, la legalità di un sistema oppressivo. Ecco, questo è un punto che dovremmo fare risaltare, credo, nel nostro impegno nella lotta alla mafia, stralciando da quelli che sono i repertori consueti, direi propagandistici, della lotta per la legalità. Non che non sia giusto battersi per la legalità, ma purché la legalità sia anche lo strumento per l'affermazione di un sistema nel quale le leggi siano funzionali alla risoluzione dei bisogni e quindi funzionali alla giustizia, insomma, alla giustizia sociale. Questa è un'altra questione, un altro punto su quale. Un'altra questione è che il libro, oltre a voler essere, diciamo, un modello interpretativo unitario, è l'unico che esiste, no? Delle mafie, un modo cioè per interpretare unitariamente questo fenomeno che sembra frantumato in tante mafie e che in realtà invece ha una conduzione, uno sviluppo, delle caratteristiche, una dinamica soprattutto comune e dei poteri comuni. Oltre ad essere questo, vuole essere anche, per così dire, una piattaforma, tra le altre possibili, per la ricostituzione di una strategia della sinistra, per la ricostruzione di una identità e di una strategia della sinistra, che sia una strategia e sia un'identità, entrambe che siano, diciamo, funzionali alle trasformazioni in atto nel sistema mondiale. Cioè una strategia e una identità nuove di cui abbiamo bisogno, altrimenti ci riduciamo ad essere i vecchi garibaldini che, insomma, andavano morendo via via, poi ne restava qualcuno, poi si veniva nominato garibaldino, il figlio del garibaldino e così via, finché poi restava il figlio del figlio, poi il garibaldino, e poi il garibaldino non c'erano più. Ora, come rappresentanti e ancora destinatari di una grande tradizione, che è la tradizione di Gramsci, la tradizione del comunismo, dobbiamo porci di fronte all'esigenza di non subire la sorte dei garibaldini. E tutto questo comporta comporta inevitabilmente la definizione di una strategia che non può essere la pura nostalgia del passato. Ma l'analisi del capitalismo attuale, l'identificazione delle sue contraddizioni e il lavoro acuto, arguto, astuto su queste contraddizioni, a costo di non dirci comunisti ma dirci altra cosa. Ora, dall'analisi del libro e dall'analisi che si è fatta in questa sede da parte degli interventi che mi hanno riferito, che cosa risulta fondamentalmente? Che oggi l'umanità è in mano a un tipo di potere che è fondamentalmente il potere dell'economia, che schiaccia quello della politica, che a sua volta è alimentato da capitali mafiosi e che non potrebbe non essere non alimentato da capitali mafiosi per il suo sviluppo ulteriore, per la sua crescita. Diciamo, è la mafia pervenuta al grado più elevato di modernizzazione. C'è un rapporto tra mafia
e modernità, e film originario. Io mi piace ricordare quello che mi diceva allora in modo contestato, contestatissimo, il mitico compagno e storico Emilio Sereni. No? C'era una cosa che allora non si capiva tanto, la mafia è una borghesia impedita nel suo film. Impedita nel suo sviluppo, una borghesia bloccata, cioè in definitiva dicevo una borghesia che si sviluppa inevitabilmente diventa una mafia rappresentativa della stessa modernità, perché il sistema stesso capitalistico è mafioso. Del resto la formazione del capitalismo nel Settecento, un processo di occupazione violenta delle terre, delle proprietà da parte di persone che erano molto simili ai nostri cappellotti, non si e da lì nasce questa grande storia che è la storia del capitalismo, che è anche una grande storia, che è anche una grande storia di liberazione, di libertà, di progresso, se volete, no? Come Marx ricordava e raccoglieva nel manifesto. Bene, oggi c'è il problema, secondo me, di ricostituire una identità della sinistra sull'unico terreno possibile, che è quello della lotta per la democrazia. Perché viviamo in un sistema che proclama democrazia ovunque, ad ogni passo, ma falsifica sistematicamente la democrazia trasformandola esattamente nel suo contrario. Che non può fare, perché non può fare, che negherebbe se stessa come classe. Quindi la prima cosa che penso non possano fare la sinistra è prendere la bandiera della democrazia, e la democrazia non è la democrazia formale, è la democrazia sostanziale, è la realizzazione, è la concretizzazione di processi che diano risposta ai bisogni, ed è soprattutto la lotta al sistema perverso che alimenta i poteri contro antidemocratici, sostanzialmente mafiosi, che governano il mondo e che si sono globalizzati. A questa globalizzazione della mafia, che è tutt'uno con la globalizzazione dell'economia, tutt'uno, non si può, i giovani indignati se l'hanno capito, non a caso attaccano la finanza, mica attaccano soltanto Berlusconi, attaccano soprattutto la finanza, Draghi e così via, l'hanno capito. Ecco, a questa, diciamo, mostra della globalizzazione mafiosa non si può che opporre una internazionale antimafia per la democrazia autentica, per la democrazia reale, che raccolga forze che sono le forze della postmodernità, che non sono più la classe operaia soltanto, che è in sparazzo, che è ormai in frantumazione, ma che sono le forze più varie, ecco, dei giovani indignati, dei disoccupati, degli oppressi secondo varie forme di oppressione. E questo può diventare un progetto mondiale, con la sua strategia, con la sua credibilità e con, spero, delle capacità unificanti, o dovrebbe averle. Ecco, è una proposta un po' bizzarra, forse, o che sembra piuttosto insolita, che per la verità ha trovato scarsissima eco a sinistra. No? Ecco che sono particolarmente grato agli organizzatori di questa manifestazione e ai compagni e alle compagne qui presenti, perché probabilmente voi siete il primo nucleo comunista che discute di queste tesi. Queste tesi sono state discusse anche altrove, ma con tipi pubblici, con del pubblico assai variegato, con caratteristiche assai variegate. E per la prima volta, diciamo, il terreno giusto per affrontare
la discussione su questo libro, non sulla mafia, ma sulla globalizzazione capitalistica, che è tutt'uno con la globalizzazione del mafioso. Vi ringrazio.